Ho fatto quello che ho potuto, non credo di essere andato così male. Così diceva il signore alle mie spalle. Buonasera ragazzi, serata napoletana, serata dedicata agli Oscar. Siamo qui per un video molto particolare, un video dedicato a quelli che sono i luoghi del film È stata la mano di Dio. Qui dietro il murales di Maradona, che praticamente non è uno dei luoghi del film, quindi incominciamo alla perfezione. Andiamo in giro per Napoli e andiamo a scoprire i posti di È stata la mano di Dio. Sorpresina per dire turiste. Surprise! Cheese, cheese. Where are you from? Poland. Mamma mia, mamma mia. E con questo sottofondo che ci allontaniamo dalla zona dei quartieri spagnoli del murales di Maradona, il nostro cameraman Simone, Mattia e io stiamo andando in direzione Piazza del Plebiscito, perché lì inizia il film, comunque uno dei punti più importanti, e non volevo iniziare da lì perché è un posto un po' troppo scontato, e quindi siamo andati nella zona del murales. Siamo arrivati a Piazza del Plebiscito, parte fondamentale perché il film inizia qui. E una cosa che subito mi viene in mente è notare la desolazione attuale, e comunque quella di tutti i giorni, perché Piazza del Plebiscito è una piazza in cui non si può transitare con i veicoli, con quello che è il film invece. Nel film c'è una marea di gente, soprattutto tantissime macchine. Prima cosa, come hanno fatto entrare tutte quelle macchine? Ma soprattutto seconda cosa, quando hanno girato quelle scene? Perché per avere un permesso di questo tipo penso che soltanto ad agosto. Effettivamente, no, noi qua stavamo pensando, ma chissà che conoscenze tiene Paolo Sorrentino per bloccare Piazza del Plebiscito e metterci delle auto, cioè. Secondo me De Laurentiis. De Laurentiis. Venite amici, forte in un posto. Se non co***o. Ma qui sta succedendo qualcosa di interessante a Caraia. Allora, qui stiamo delinquendo. Stiamo provando a far partire il drone per farvi vedere Piazza del Plebiscito dall'alto, ma a quanto pare c'è la no fly zone. Nel frattempo c'è chi può invece decollare. Tranquillamente volare qui sopra. Decolla. C'è scritto Marina Militare. L'accesso a una zona d'accesso controllato potrebbe interrompere l'esecuzione. Praticamente poi si arrestano. Ok, allora siamo arrivati a Mergellina e mi chiudo anche il giubbino perché sta scendendo un di vite. Nel film, ma ne infatti, allora potremmo dire che fa un di fritto. Fare tutto il video così. Troppo, too much. Perfetto, quindi adesso abbiamo questa bella discesa che però non è quella del film. Quindi perché siamo qua? Non lo so perché siamo qua, però volevo farvi vedere perché è una parte molto bella di Napoli. Adesso ci incamminiamo verso il Castel dell'Ovo e via Marina. È via Marina quella? No, non è via Marina. Che via è? Come si chiama la via del Castel dell'Ovo? No, via Caraccio è dopo. Via Partenope. Via Partenope. Ah, quella di Borgo Marinara. Quella dove sta l'hotel Vesuvio. Il clip del video che loro vanno verso il mare. Sì. Si chiama Rotonda Diaz. Giusto? Esatto, verso via Caraccio. Però volevo fare un po' di contestualizzazione. Vabbè, ok. Iaccaraian. Ma possibile che questa città non fa niente a raccontare? A dire una cosa, Richie, schiz. A dire una cosa, raccontare. Cioè, Eddie, la nostra miseria. Ma è mai possibile che questa città non ti fa niente a raccontare? Insomma, schiz. A dire qualcosa, Richie. O si uno stronzo come tutto quanto là. A dire una cosa, raccontare. Qui abbiamo anche una scenografia, un luogo incredibile. Siamo di fronte a un luogo ricco di storia. Castel dell'Ovo, Castello dell'Uovo, sai perché? Perché all'interno c'è l'uovo di Napoli. L'uovo di Napoli, che lo apriremo fra poco perché Pasqua, diciamo che. Mamma mia, si può questa. A te non ho una cosa da raccontare. Eccola. Ammo, te scegli, a te una cosa da raccontare. Tieni coraggio, lo dici. È tuo amore, però no. A te una cosa da raccontare. Sì, scegli. Sì. È di bello. No, non la diciamo. Visto col drone, corri Mattia, corri Mattia,
Perfetto, siamo adesso arrivati a Mergellina, precisamente alla rotonda Diaz. Qui è stata girata una scena molto molto importante fra Fabietto e Capuano, direi quasi iconica. Ma da noi siano, ma me che boh. Cosa voglio? Tutto. C'è un salto temporale molto molto importante, perché la scena inizia sicuramente fra il centro storico e i quartieri spagnoli, e qui invece ci troviamo a Mergellina. Capuano, sono Fabietto Schisa. A me che me ne fotte, chi te sa? Mi piace il conflitto, capito? Voglio, senza conflitto non si progredisce. Senza conflitto è solo sesso. Io sesso non serve a niente. Dove va? Aspetti un attimo. Ma sei ancora qua? Ma che guarda fa? Per non napoletano è difficile da riconoscere questo dettaglio, ma noi che siamo qui sappiamo che ci troviamo a Mergellina, siamo comunque distanti. O tiene un po' di coraggio? Ce l'ha qualche domanda meno impegnativa, magari? Ricordate, chi non danno coraggio, un zucocco che femmina bella. E poi la scena continua, va avanti e ci porta proprio sul mare, ma non è il mare di Mergellina, ma il mare di un posto qui vicino che si trova verso Posillipo. Alberto Angela nel suo periodo migliore. Mamma mia. Ecco perché voglio fare il cinema. Anche se avrò visto al massimo 3 o 4 film. Non basta, schisa. Non basta. Oggi. Hanno fatto tutto quanto su cazzo e ci. Ma per focirmi ci vanno il palo. E tu il palo intero, voglio. Vai, proviamo subito, vado. Okay, proviamo a chiamare qualcuno al citofono. Ok. La casa è grande, aspetta. Stiamo un attimo cercando il citofono. No. Salve, buongiorno, disturbo? Dipende, lei chi è? Allora, siamo tre videomaker appassionati del film di Sorrentino. Sappiamo che è stata girata una scena qui e domenica c'è la serata degli Oscar. C'è la possibilità di entrare? Non siete soli, è una continuazione ogni giorno. Vabbè. Arrivano in continuazione da mare e da terra. Proprio perduto la compagna. La nostra privacy. Veramente un continuo. Ma fanno le foto, girano di tutto, insomma. Quindi è una continuazione. Mi scusi, ma No, si figuri. Ho detto che è un ragazzo per bene, però. Vogliamo stare un po' tranquilli. Ha ragione. La ringrazio, buona giornata. Quindi che vogliamo fare? C'è una ragione, che sappiamo sì, che è una ragione. Sì, stava fin troppo disponibile. E se lei dice così vuol dire che tutti dicono così. Però com'è andata questa proposta? Era perfetta. Io ci metterei anche la parola documentario. A questo punto, tutto il palazzo stiamo chiamando. Però non mi ha detto nessuno, niente. Come posso dopo dire padrone? Non lo so, noi non facciamo nulla di che. No. Aspetta. Secondo me meno lo rendi importante, per loro meglio, perché non vogliono pubblicità. Siamo tre videomaker. Ma se invece avete 3-5 domani fa tra sì. E che ha fatto questo appuntamento? Questo appuntamento che è prenotato, che ha fatto? Non abbiamo avuto un appuntamento. Detto no. Ok. Io, dottore, ha detto no. Ok. Vabbè, come pensavamo, insomma. Sembrava che stesse andando bene, poi a un certo punto. Una fortezza impenetrabile. E l'unica alternativa che c'era rimasta era quella di far alzare il drone. Se mi sgamano che ci giro attorno con il drone, bravo. Si stanno attenti. Oddio, il gabbiano vicino al drone, vai giù. Eccolo. No! No, vabbè. No! Via. Ma chi sta pazzo la piano? No, abbiamo rischiato, ma sì. Ok, noi stamattina ci abbiamo provato. Non ci siamo riusciti a entrare. In nessun modo. Abbiamo provato prima a entrare dal cancello, abbiamo bussato un po' tutti quanti. E poi abbiamo provato a volare. Anche se stavano abbattendo il drone. E nulla da fare, non sono riuscito ad arrivare sul posto di questa scena spettacolare. E ragazzi, ovviamente non ho mostrato la location per rispettare comunque la privacy dei condomini, perché avete visto vengono bombardati ogni giorno. Però ci tengo comunque a precisare che non è piscina Mirabilis. Fake news che ho trovato un po' ovunque, ma ormai in Italia ci siamo anche un po' abituati, no, alle fake news. Spero che questo video vi sia piaciuto, è il mio primo ibrido, perché è un po' vlog, un po' documentario, alcune scene sono un po' più impostate, altre sono più dialogate e c'è anche un mix tra linguaggio un po' più ricercato e qualche strafalcione in dialetto. E nulla, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!